Studenti, ricordatevi che è solo grazie al risultato dei meriti che avete accumulato durante molte vite che ora siete qui riuniti e potete unirvi a questi istituti educativi Satya Sai Loka Seva. Che cosa significa la parola studente? Significa una persona che è dedita alla ricerca, allo studio. Egli si chiama anche Vidyarthi, poiché ricerca vidya, la conoscenza. Che cosa significa vidya? Vid significa luce e ya significa ciò che dà luce. Certamente i nostri occhi ci danno luce perché sono benedetti dal sole. Rendono le cose della natura sempre più chiare. Abbiamo cinque sensi che raccolgono informazioni sulla natura e le mettono a disposizione della mente. La mente ha un maestro, cioè l'intelletto, che discrimina tra il bene e il male e vi incoraggia ad accettare il bene e a rifiutare il male. Ma come base del buddhi, dell'intelletto, c'è l'atma, l'anima, che vi dà l'esperienza della totale beatitudine, ananda, ogni volta che siete consapevoli della verità, della bontà e della bellezza. La bellezza non deve essere confusa con il fascino fisico che è temporaneo. Vidya significa procedere dall'oscurità verso la luce, cioè dall'ignoranza dell'atma, del sé divino, alla consapevolezza dell'atma. Le persone non cercano jyoti, la luce, che potrebbe guidarli verso la saggezza. La ragione è che non sono stabili nelle loro sadhane, nei loro sforzi spirituali. Prestano maggiore attenzione ai piaceri materiali e al guadagno di denaro con ogni mezzo, poiché sperano che quello darà loro felicità in futuro. Sforzarsi costantemente in queste direzioni significa semplicemente correre dietro a un miraggio. Tutti gli sforzi devono essere diretti verso la realizzazione della verità, della bontà e della bellezza che sono latenti in noi come Atma. Ora non siete in grado di comprendere l'Atma perché i vostri sforzi non sono sinceri né costanti. Voi sentite che ci sono cose più preziose che possono essere ottenute dal mondo esterno in modo equo, attraverso mezzi equi o folli. Ma la felicità pura e duratura, che non causerà danni a nessuno, può essere ottenuta dalla ricerca interiore. Dopo che siete corsi verso i piaceri temporanei, le delusioni e gli ostacoli produrranno in voi rabbia e odio. L'uomo arrabbiato è cieco ed è temporaneamente pazzo. Il santo Durvasa, che è la personificazione della rabbia, è chiamato così perché era pieno di cattive tendenze. La rabbia è la peggiore esibizione dell'ego. Per realizzare l'atma dovete avere fiducia nel vostro successo e nel fatto che l'atma esiste, che può essere portata alla conoscenza in ogni momento. La fede è essenziale per il successo in qualsiasi impresa. Per quanto piccolo, potete progredire nell'educazione solo se avete fiducia nelle vostre abilità.
Naturalmente l'educazione materiale che state cercando di ottenere è necessaria per i fini materiali, ma non può darvi pace e beatitudine. Quando il successo arriverà a voi, diventerete orgogliosi e incontrollabili. Quando incontrerete la sconfitta, sarete abbattuti e disperati. È solo l'educazione spirituale che può dirvi che sia il successo che la sconfitta sono inevitabili nella vita e in entrambi dovete affrontarli con mente equanime, con una mente equanime. L'educazione materiale vi porta ai desideri e agli attaccamenti, l'educazione spirituale vi porta alla pace e al distacco. L'educazione materiale sviluppa l'ego, l'educazione spirituale rende l'ego, porta l'ego ai piedi del Signore. Gli Yadava avevano un attaccamento egoistico verso Krishna, pensavano a lui come a un parente che apparteneva loro. Di conseguenza dovettero terminare i loro giorni prima che arrivasse la morte, combattendo tra di loro. Ma le pastorelle gopi avevano arreso il loro ego e avevano fuso la loro individualità. Quindi la loro pace non venne disturbata. Qui nelle scuole Loka Seva venite introdotti a questa educazione spirituale essenziale. Che vi aiuterà a coltivare il senso del dovere, la disciplina, la devozione e ad accrescere la cultura spirituale dell'India. Il bambino appena nato pone la domanda: chi sono io? Questo è il significato del suo primo urlo, del suo primo grido. A cosa serve la vita umana se la risposta a questa domanda non viene scoperta dall'uomo? A cosa serve una lampadina elettrica se non ha una corrente per illuminare? L'uomo non dovrebbe vivere come un cane o uno sciacallo. Dovete rendervi conto di avere Dio nella forma di amore che attira verso tutti gli esseri viventi. Quindi otterrete la risposta alla domanda del bambino che nasce: io sono amore, io sono Dio. Dovete essere devoti disciplinati. Il dovere è Dio, quindi partecipate alle lezioni e imparate le vostre lezioni e siate dei veri vidyartis, conoscitori della verità, in cerca di luce. Pregate il Signore la mattina e alla sera con amore. Avete preso a cuore un grande problema, cioè quello di pulire con l'amore ogni centimetro quadrato di questo enorme campus. So quanto tempo ed energia avete speso per questo e mi dispiace, ma non posso stare tanto a lungo con voi. Vorrei poter tornare ancora una volta molto presto e passare più tempo con voi. चित चोरा ये सौदा के बाद नवनीत चोर को चित चोरा ये सौदा के बाद नवनीत चोर को Oh,
architettona.